Amici, buonasera, amanti della voce, dello spettacolo, maestri di canto, maestri di danza, maestri di musica, di recitazione, clinici per le arti della performance. Oggi pomeriggio si parlerà del reale significato delle parole utilizzate nel mondo della voce. Per esempio, registro di petto, registro di voce, indicano la stessa cosa? Consonanza o risonanza indicano la stessa cosa, fonia o disfonia e così via dicendo. Il titolo di questa rubrica di oggi pomeriggio è Cosa significano i nomi della didattica e della medicina della voce e dell'arte? Ospiti, grandi ospiti, Francesco Ruocco, maestro di canto e tecnica vocale, docente universitario di voce artistica, foniatria e canto. La sua sede associativa Vocal Studio Francesco Ruocco a Salerno è centro ufficiale per la West London University. Il maestro Francesco Ruocco parlerà dei termini utilizzati nella vocalità artistica. Maestro Ruocco, grazie per la sua Grazie. presenza oggi pomeriggio. Grazie a voi per avermi invitato e buonasera a tutti. Dottor Alfonso Gianluca Gucciardo, medico umanista, pioniere della medicina dell'arte dello spettacolo, ricercatore in tema di voce umana, autore di diversi lavori umanistici sia sulla voce sia sulle arti della performance, conferenziere in Asia, Europa, Sud America, Stati Uniti, docente universitario, fondatore e direttore del CEIMARS, Centro Italiano Interdisciplinare di Medicina dell'Arte Performativa, ideatore nonché della rubrica Into the Box, la nostra rubrica Medicina dell'Arte per tutti. Il professore Gucciardo spiegherà il reale significato in relazione agli aspetti medico-scientifici di alcuni termini. Buonasera, professore Gucciardo. Buonasera a voi, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e grazie alla dottoressa Maria Pia Culicchia, che è musicoterapista, che non ha bisogno di nessuna presentazione e Grazie a che voi. invece fa da presentatrice a questo nostro incontro di questa sera. Quindi un grande grazie alla dottoressa Culicchia. Grazie a voi la parola. Allora, sì, abbiamo pensato questa sera insieme alla dottoressa Culicchia e al maestro Ruocco, che risaluto, ciao maestro, Ciao, dottore. di parlare, ma molto velocemente, di alcune parole che vengono utilizzate sia nella didattica della voce artistica, quindi del canto, della recitazione, sia nella clinica della voce. Alcune parole però sono soggette a diverse interpretazioni oppure ad un uso non sempre appropriato. Ecco la ragione per cui il maestro Rocco e io abbiamo pensato di proporvi dalla A alla Z una parola, a volte anche due perché siamo buoni, di proporvi delle parole e di analizzarle cercando velocissimamente di inquadrarne il corretto significato, per cui parto immediatamente io con la parola, proprio andiamo con un crescendo anche di difficoltà, della parola afonia. Che cos'è l'afonia? A volte capita che il maestro di canto ci telefona, ci dice: dottore, professore, posso passarti la mia alunna che ha una afonia grave? Perfetto, già la parola afonia in realtà significherebbe, se dovessimo appunto attenerci al significato corretto, mancanza totale di voce. Quindi se il maestro di canto mi telefona e mi dice posso passarti al telefono la mia allieva, è perché probabilmente la sua allieva non ha una afonia, che significa la totale assenza di voce, ma ha una disfonia. Ne parleremo tra poco quando arriveremo alla lettera D, quindi afonia, assenza completa di voce. Maestro Ruocco. Perfetto, grazie mille, saluto tutti in primis. Io invece comincio con la parola affondo. L'affondo è una tecnica vocale, è una modalità di emissione vocale nella quale la laringe e diciamo sia il diaframma vengono allenati a stare in posizioni basse, vuol dire
il diaframma viene, diciamo così, allenato a stare in una posizione maggiormente contratta e la laringe in questa posizione bassa. Il risultato di questo tipo di tecnica vocale è una voce maggiormente corposa, una voce nella quale la portanza, che è un altro termine che descriveremo insomma quando arriveremo alla P, la voce quindi nella voce aumenta la portanza e con il risultato di sembrare maggiormente drammatica. Non a caso la tecnica dell'affondo è più utilizzata all'interno anche Non lo sentiamo più, il maestro? Maestro, ti abbiamo perso. Non c'è problema, vado avanti io e poi il maestro tornerà sicuramente in linea e quindi continuerà. Io passo alla lettera B. La lettera B che ho scelto per voi è la bitonalità, quindi bitonale è un suono, si definisce bitonale, un suono che viene prodotto da due. Da due fonti anatomiche di origine diverse. Questo è molto importante perché quando parleremo di diplofonia ci renderemo conto di come a volte il maestro di canto, ma anche il medico, fa confusione tra bitonalità e diplofonia. Quindi ricordiamo che la bitonalità deriva e quindi la presenza di un suono che però ha due fonti di origine differenti e in linea di massima, ma solo per fare un esempio, queste due fonti sono le corde vocali vere, per esempio, e le corde vocali false. Bene, questo è l'esempio più caratteristico per parlare di bitonalità. Non so se il maestro Ruocco è in linea, se no io vado comunque avanti e poi lui. No, ci sarà stato un problema di connessione per cui non ce l'abbiamo in linea. Ah, ok, va bene, allora io vado avanti, tanto sono veramente tante per fortuna le lettere dell'alfabeto, quindi io vado, passo alla C. E per la C ho scelto come termine che in generale crea confusione tra maestri di recitazione, maestri di canto, medici, logopedisti, non ne parliamo, la parola compenso fonatorio. Il compenso fonatorio è qualcosa di molto importante in medicina. Spesso il maestro di canto pensa che il compenso fonatorio sia qualcosa che può tradurre come un escamotage per migliorare la qualità della voce del suo allievo. Non è così. Il compenso fonatorio in termine tecnico è un fenomeno di adattamento che la natura riesce per fortuna a mettere in atto per far sì in assenza di energia, di salute completa delle corde vocali vere, si possa comunque avere una buona voce. Cioè, in altri termini, la natura, quando vede che per mille motivi, soprattutto gravi, per esempio l'assenza di una corda vocale, oppure nel post chirurgico, quando l'otorino ha dovuto addirittura togliere la laringe. Bene, allora in quel caso la natura riesce comunque a compensare facendo sì che il contatto fonatorio, cioè il contatto da cui alla fine viene fuori il suono, sia diverso ma funzionale, cioè non saranno più le due corde vocali che si chiudono a produrre il suono, ma grazie alla natura, grazie al cielo, e direi grazie alla biologia umana e allo sviluppo corretto di alcuni processi riparativi che fanno parte del nostro sistema nervoso centrale e periferico, si vengono a creare dei contatti, per esempio, tra le aritenoidi e le epiglottiche, cioè il suono, questo si chiama voce da Maillard-Piquet, lo dico per i medici, per i logopedisti che ci seguono, ma anche per i fisioterapisti che so essere tanti a seguirci. Ecco, la Maillard-Piquet è una tipologia di laringectomia parziale,
dove alla fine la voce del paziente sarà tutto sommato dignitosa grazie al contatto che si verrà a creare per compenso fonatorio tra le due aritenoidi e l'epiglottide. Vedo che il maestro Rocco è tornato in linea e quindi a lui la parola. Maestro, ci sei? Credo ci sia un problema di connessione Ah, allora io vado a avanti, vedo che sei. Salerno. Sì, Sì, vada strano, avanti, professore. avevamo fatto le prove, però va benissimo così. Allora, io vado avanti e poi recupereremo il maestro Ruocco che è rimasto a Salerno. Allora, vi dicevo che c'è una grandissima confusione tra la bitonalità, la diplofonia e la difonia, anche perché di sono due prefissi che in effetti richiamano il doppio. B sta per due volte e D sta pure per due volte in molte delle parole italiane che ovviamente hanno un'origine dal latino. La difonia è una tecnica canora che si può utilizzare anche però nell'ambito attoriale, è una tecnica canora dove si ha una presenza contestuale della fondamentale, cioè della frequenza di base con la quale noi parliamo. Io per esempio in questo momento sto parlando a circa 112 cicli secondo. Perfetto, in altri termini ho scelto di parlare con voi più o meno a questa frequenza che è la mia frequenza fondamentale. Bene, se io studio canto difonico, io posso anche ecco, prendere e rinforzare un'armonica precisa, due, tre armoniche precise, e sovrapporle alla mia frequenza fondamentale. Questo si chiama canto difonico. La diplofonia, invece, è la presenza di un doppio suono, attenzione, è la presenza di un doppio suono che viene prodotto però dallo stesso effettore. Dicevamo prima la bitonalità deriva per esempio dal fatto che le corde vocali vere si accoppiano con le corde vocali false e viene fuori una voce bitonale. La voce diplofonica invece è una voce che ha più o meno caratteristiche simili, ma che deriva dal fatto che che deriva dal fatto, vedo che il maestro è tornato in linea, che deriva dal fatto che la corda vocale vera a un certo punto della sua vibrazione interrompe la vibrazione e la fa ripartire dopo pochissimi millesimi di secondo. Quindi in altri termini al nostro orecchio arriva l'idea di un doppio suono, ma in realtà questo doppio suono è prodotto dalla stessa corda vocale vera, quindi non ha un'origine diversa, allofona. Maestro Ruocco, ci sei? Sì, ci sono, ho avuto qualche problema di linea, ma sono riuscito a ripristinare il tutto. Spero che ora mi si veda e mi si Benissimo. senta Io nel frattempo ovviamente ecco la bene. fortuna di fare Certo, degli incontri a due, a certo. tre, come piacciono a noi. Ecco qua, io sono arrivato alla D. Ora do la parola a te affinché tu possa diciamo Recuperare. raggiungere la T. Perfetto, lo farò in modo abbastanza veloce. La seconda parola che ho scelto è appoggio. L'appoggio è definibile come un rallentamento della risalita repentina del diaframma che otteniamo grazie all'attività prevalente dei muscoli intercostali esterni che contribuiscono quindi a lasciare espansa la gabbia toracica. Molto spesso anche all'interno delle lezioni di canto o diciamo di un linguaggio comune a noi insegnanti di canto, io invece sento parlare di appoggio in altri termini, cioè sento spesso parlare di appoggio riferendosi invece a quello che andiamo a chiamare sostegno, che descriverò una volta arrivati alla S. Quindi è importante chiarire che l'appoggio non è null'altro che un rallentamento della risalita repentina del diaframma. Un'altra parolina che fa parte insomma del mondo del training vocale, della didattica vocale, è legata al concetto di suoni armonici. Gli armonici cosa sono? Gli armonici per definizione, ma questa è anche una definizione chiaramente musicale, sono multipli della frequenza fondamentale. Ora, i raggruppamenti di suoni armonici compongono quelle che vengono chiamate poi le formanti del suono.
queste formanti del suono costituiscono poi il nostro timbro. Queste formanti sono gestite anche volontariamente dal cantante, insomma, attraverso un utilizzo consapevole dell'articolazione, che in realtà l'articolazione determina la creazione degli spazi e quindi della risonanza. Difatti potremmo dire che articolazione e risonanza divengono due fenomeni strettamente connessi tra di loro. Poi un'altra parolina che mi piaceva è bel canto. Spesso si sente parlare di bel canto, però senza darne poi una precisa, come dire, localizzazione, una precisa definizione. Il bel canto cos'è? È una particolare, diciamo così, io direi la tecnica per eccellenza nell'impostazione della voce, ed è caratterizzata, da un punto di vista stilistico, da, suoni legati ed agili, soprattutto chiaramente dal settore grave della voce fino al settore acuto e soprattutto. Nella scuola del bel canto, la voce umana è vista come uno strumento musicale e viene appunto resa duttile con appositi esercizi. Un po' contrario, diciamo così, all'idea di bel canto è la parolina belting. Nel belting invece abbiamo una modalità di emissione che descriveremo in M1, dove M1 significa una modalità di emissione in registro di petto. Anche questo termine lo descriveremo dopo. Chiaramente le terminologie che utilizziamo nell'ambito della didattica vocale sono un pochino l'una concatenata l'altra. Come possiamo definire a quell'appunto belting una modalità di emissione in M1? E consonanza di petto, anche il termine, anche la parolina consonanza, la descriveremo e la dettaglieremo meglio fra poco. In altre parole, cosa succede nel belting? Viene portato verso l'alto il registro, la timbrica, la voce della, diciamo, la timbrica della voce parlata. Arriviamo quindi a descrivere la consonanza. La consonanza che cos'è? La consonanza è una, diciamo così, per dirlo in modo semplice, anche soprattutto per i non addetti ai lavori, perché è chiaro che dobbiamo parlare un po' più per loro. La consonanza è una sensazione vibratoria che potremmo definire in realtà di tutte le zone che non contengono aria. Quindi se io dico, ad esempio, voce di petto, io sto descrivendo in realtà una sensazione vibratoria avvertita, che può essere avvertita anche nella zona del torace, che consuona in qualità di corpo solido grazie appunto all'abbassamento del nostro laringe. Idem sarebbe il discorso consonanza di testa, una sensazione vibratoria che il cantante avverte nei ristretti del cranio grazie appunto alla conduzione, chiedo scusa per il gioco di parole, alla conduzione vibratoria del suono all'interno delle nostre, della parte ossea. Poi abbiamo la parola estensione. Si definisce estensione la gamma completa di suoni che una voce riesce a riprodurre. E credo, grosso modo, con la E di aver raggiunto il professor Gucciardo, al quale ripasso Infatti, la parola. grazie, grazie. Sì, era proprio la E Perfetto, perfetto. che mi serviva. Spero di aver Sei recuperato in velocità. stato un grande. Infatti, io ti chiedo scusa perché per un attimo avrai notato che ho orientato i miei occhi verso il cellulare perché c'è un problema, mi dice questo per il nostro meraviglioso tecnico Federico di Officine Telo, che ringrazio. Mi dicono dal Messico che hanno difficoltà a trovare i link. Quindi, se Federico gentilmente può mandare il link a quell'email. Ecco, passiamo, grazie. Passiamo alla parola apparentemente banalissima e semplicissima, ma anche questa interessante. Interessante da studiacchiare, da studiare. La parola eufonia. Eufonia, dal greco, vuol dire bella voce, nel senso non solo di un'estetica bella, perché sappiamo che il
addirittura ci sono proprio degli stili di canto dove la voce bella non è affatto ricercata, ma anzi si cerca di sporcare, come in Italia oggi si dice, sporcare la voce. Quindi eufonia non vuol dire soltanto voce bella esteticamente, ma vuol dire soprattutto voce sana. Quindi l'eufonia è la voce parlata sana. È bella, gradevole in linea di massima. L'eumelia, invece, è un termine un po' ambiguo perché può significare diverse cose. In ambito di medicina della voce vuol dire bella e sana voce cantata. In ambiti diversi, per esempio in ortopedia, vuol dire altro, e quindi attenzione a non confonderci. Però nel nostro linguaggio, nel linguaggio della medicina della voce, della didattica del canto, della didattica soprattutto della recitazione, eumelia vuol dire bella voce, sana voce recitata e cantata. Vi ricordo che in greco melos non vuol dire soltanto, come qualcuno dice, canto, quindi bella voce cantata. No, melos vuol dire anche voce declinata da un punto di vista di una retorica alta, con grandi capacità oratorie, quindi anche la voce recitata. Passo la parola al maestro perché il maestro dirà qualcosa di vicino. Esatto, allora io mi ricollego al concetto di eufonia e quindi vado a distinguere quindi l'eufonia fisiologica che ha perfettamente descritto il professor Bucciardo, quindi eufonia fisiologica alias una buona voce, mentre l'andiamo a distinguere dall'eufonia stilistica che è sì una buona voce, però prodotta in relazione alle esigenze interpretative, ma non obbligatoriamente fisiologiche. Quindi in realtà è una voce idonea all'interpretazione di un determinato ruolo o personaggio. Mentre invece la parola falsetto descrive un registro vocale, che possiamo anche chiamare M2, cioè secondo stato di massa, caratterizzato da un tempo di contatto molto basso del nostro strumento vocale. E in questa modalità l'attività del muscolo che il professore avrà modo di spiegare, il cosiddetto cricotiroideo, è chiaramente superiore a quella del tirotiroideo. Questo cosa vuol dire? Che in realtà le corde vocali sono maggiormente allungate ed assottigliate e vi è un minore tempo di contatto, per cui la voce risulta essere quasi priva di quegli armonici dei quali abbiamo parlato prima e può presentarsi maggiormente ariosa. Vado avanti solamente con la prossima parolina, solamente perché si ricollega a questa, che è un determinato genere, tipo di falsetto, che è chiamato anche falsetto muscolare. Il falsetto muscolare, invece, è un suono emesso con un maggior tempo di contatto ed è quindi privo, diciamo così, di quelle di fughe d'aria. È un suono chiaramente meno arioso ed è un falsetto in realtà più potente, ascoltabile in moltissimi cantanti, insomma, del genere pop o pop soul, mentre invece il falsettone, che chiudo qui per ora, non è null'altro che un falsetto in realtà a laringe abbassata, che dà alla voce, che fornisce alla voce, una maggiore quantità di suoni armonici. E io mi permetto proprio di partire da quest'ultima frase del maestro Ruocco per dire una cosa importante. Spesso capita di sentir dire che il falsetto è la voce da false corde. Ecco, il maestro ha spiegato chiarissimissimamente che non è così, no? Quindi non c'entra nulla il falsetto con le voci da false corde. Passiamo alla mia lettera F, ok? La mia lettera F l'ho scelto tra le tantissime parole che si potevano individuare per questa simpatica, spero, conversazione tra noi oggi. Ecco, ho scelto la parola fiato rubato, il sintagma fiato rubato. Perché? Perché poi, quando arriveremo alla R, parleremo invece del rubato e spesso invece vengono considerati la stessa cosa, il fiato rubato e il rubato, invece non lo sono. Il fiato rubato non è altro che l'esigenza, sia proprio meramente tecnica, sia a volte stilistica, del cantante soprattutto, di dover fare una presa di respiro
velocissima, intrafrasale, per far sì che aumenti la possibilità inspiratoria, quindi di ossigenazione, e quindi rispondiamo subito alla classica domanda che fanno i maestri di canto: ma bisogna respirare solo col naso o anche con la bocca? Ovviamente la risposta in linea di massima è dipende dallo stile, ma per esempio nel canto lirico di agilità o in generale nel canto lirico è necessario che entrambe le respirazioni, sia quella orale sia quella nasale, vengano messe in atto, e il fiato rubato non è altro che questo, proprio l'esigenza. Ovviamente parliamo in modo assolutamente semplicistico, come avete capito, per ogni parola potremmo anche fare disquisizioni di ore, ma il nostro obiettivo è quello di fare chiarezza in maniera tra l'altro semplice, simpatica, spero, su tante paroline ambigue. Quindi, ripeto, si poteva anche spiegare in modo diverso la parola fiato rubato, ma a noi interessa arrivare subito al punto del suo centrale, del suo significato. A questo punto penso che il maestro sia pronto con la sua lettera G. Io non so che cosa abbia scelto il maestro come G. No, io in realtà sono alla lettera L, caro dottore. Ah, chiedo scusa, allora tocca a me la G. Chiedo scusa e subito vado a porre i ripari. Un pochino avanti con la F. Meglio, meglio. Allora, io adesso, come lettera G, ho scelto un cognome di una donna, che ha fatto anche un po' la storia della tradizione belcantistica sopranile del primo Novecento, la signora Amelita Galli Curci. Perché parliamo questa volta di Amelita Galli Curci? Perché esiste una patologia che tristemente viene chiamata eponimicamente proprio col nome della signora Galli Curci, perché esiste, ripeto, una patologia che è caratterizzata da una paralisi del nervo laringeo superiore. Perché ne parlo a dei maestri di canto, a dei fisioterapisti, a dei logopedisti? Questo interesserebbe solo ai medici, in teoria, scusate, ai logopedisti. Non è così, perché spesso è proprio il maestro di canto a individuare, a sospettare più che a individuare. Non compete al maestro di canto individuare, ma è il maestro di canto che spesso con il suo orecchio spettacolare, con la sua capacità non indifferente di entrare dentro al suono e dentro al suo allievo, che individuano una difficoltà dell'allievo a gestire bene il cosiddetto passaggio di registro. E quando non sono altri tra le cause di questa difficoltà nella gestione del secondo passaggio di registro, dobbiamo subito alzare, attivare e alzare le antennine, perché potrebbe esserci stata una lesione, quindi patologica, della funzionalità del nervo laringeo superiore, che generalmente sia l'otorino sia il foniatra, non per incompetenza, ma perché è veramente una diagnosi difficile, non individuano. Chi allora è l'angelo custode dell'allievo, il maestro di canto e di recitazione? Perché generalmente chiamano il foniatra al telefono, chiamano l'otorino al telefono e dicono: guardi, ma non è che per caso ci sta sfuggendo l'ipotesi che possa esserci stata una sindrome di Amelita Galli Curci? E direi che più delle volte, quando il maestro di canto la sospetta, più delle volte c'è. Ok? Quindi attenzione anche alla salute dei nervi, all'aria condizionata, attenzione se volete una buona voce e se soprattutto siete dei professionisti della voce, fate un'estrema attenzione agli sbalzi di temperatura. Questo è il messaggio. Come vedete, io sotto al camice ho un bel maglione, proprio perché i riscaldamenti ci creano problemi, ci potrebbero creare problemi, l'aria condizionata estrema ci potrebbe creare problemi, gli sbalzi tra riscaldamento e aria condizionata ci potrebbero creare problemi, quindi attenzione all'igiene della voce. La parola al maestro Ruocco. Grazie, io vado avanti con la L e andiamo a descrivere il significato della parolina legit, che
che vuol dire in realtà canto codificato, così come insomma, è comunemente definito, ovvero è una pratica vocale che risponde alle precise regole del bel canto, la cui definizione abbiamo dato prima. E in realtà è il bel canto all'italiana, potremmo dire, tramandato poi in terra inglese e applicato poi anche a diversi musical da un punto di vista storico. È sicuramente la pratica vocale eufonica per eccellenza, quindi che dà vita ad una buona voce in senso fisiologico per eccellenza. Passo la parola al professor Cucciardo. Grazie. Io ho scelto la parola ispessimento perché è un'altra di quelle paroline ambiguissime, edema, nodulo, ispessimento, sentite continuamente queste parole, anzi direi che in Italia la richiesta più grande di visite foniatriche, soprattutto nei giovanissimi, addirittura in età pediatrica, è sempre perché si sospetta che ci siano noduli, che a volte in effetti ci sono pure. Ecco, però dei noduli non parliamo, ma parliamo degli ispessimenti. Gli ispessimenti non sono altro che una zona di indurimento della parete, di un preciso punto della parete della corda vocale che niente ha a che vedere con i noduli. Allora parliamone, i noduli non sono altro che un lievissimo e generalmente non organizzato, quindi banale, semplice, non preoccupante. I logopedisti generalmente riescono a fare miracoli, quindi non dovete spaventarvi quando il vostro allievo ha due noduletti, dovete solo mandarlo ad un bravo logopedista, previa diagnosi da parte di un'ottima visita foniatrica. Ecco, però dico, non preoccupatevi, l'edema, il gonfio che è la ragione del nodulo, non è altro che un poco di acqua di essudato o di addirittura di trasudato, ecco, che si forma in un punto preciso di attrito della corda e la corda si gonfia un poco, punto. Questo è il nodulo banalmente descritto. Ovviamente non ce l'abbiano a male medici e i luminari della branca, però dico, è un modo semplice per spiegare che cos'è un nodulo. Invece l'ispessimento è un qualcosa di più rigido, di più duro. Il nodulo generalmente sporca i gravi, per cui il maestro dice: ma perché il mio allievo ha dei suoni medio acuti perfetti, ma i gravi non sono perfetti? Beh, spesso è proprio perché ci sono dei noduletti, mentre invece l'ispessimento in genere, ma non prendetelo mai come assoluto, il pessimento sporca gli acuti e il maestro ti telefona e ti dice: Gianluca, ma perché il mio allievo ha i medio gravi perfetti ma gli acuti assolutamente non buoni? Spesso la causa può essere un pessimento. La parola a Francesco Ruocco. Grazie mille. Adesso parliamo del mix, quindi passiamo alla M. Il mix cos'è? È una meccanica di fonazione finalizzata all'ottenimento di un registro unico della voce che, come dire, non faccia avvertire dei bruschi cambiamenti nel nostro suono, procedendo dalle note più gravi dell'estensione alle note più acute dell'estensione. Diciamo così, procedendo dal primo registro della voce, dal registro di petto, dall'M1 all'M2. Come avviene questa tecnica? Diciamo che procedendo verso il settore acuto, il maestro di canto avrà particolare cura nell'equilibrare il sistema vocale in modo tale che il muscolo vocale, tiro ritmo medio, la sua attività sia gradualmente inferiore rispetto al suo antagonista, cricotiroideo, con il risultato per l'appunto di un passaggio fluido nei diversi stati di massa della corda. Descriverlo è abbastanza, probabilmente, come dire, farlo è paradossalmente più semplice che descriverlo, però il meccanismo, è esattamente questo. Passo la parola al professor Bucciardo. grazie, il quale Gianluca Gucciardo torna un attimo indietro e vi parla della parola kink con la K. Perché ho scelto kink, che è una parolaccia un po' anche volgare in lingua inglese, un po'
chi si occupa di, anche come me, di altre branche della medicina conosce bene questa parola. Kink in inglese vuol dire voce che annoda, voce estremamente erotica, ma in maniera abnormemente erotica. Perché parlo di una cosa così particolare? Chi lavora con la voce, l'attore di primis, sa quanto in alcuni contesti gli venga chiesto dalle esigenze registiche, ma anche proprio dalle esigenze di partitura, melodica, se deve cantare un melologo. Ecco, dico, di utilizzare una voce che abbia un certo kink, ma attenzione, kink non c'entra nulla con microchink. Io già praticamente sono passato alla M, poi salterò la M. Ecco, il microchink no, è un'altra cosa molto molto frequente. Direi che è una, insieme ai noduli, è una delle patologie che più spaventa i maestri di canto, ma anche i loro allievi. Il microchink, ecco, si passo alla M per spiegare la K. Il microchink non c'entra nulla con la voce erotica. Il microchink è la difficoltà delle corde vocali a chiudersi nella parte posteriore, cioè rimane un piccolo strato posteriore tra le due corde vocali. In genere, e qui potremmo parlare ore, l'otorino, il foniatra inizia a spaventarsi, a dire no, non deve più cantare, deve mettersi a riposo assoluto, cambi, io dico, a volte si sente dire cambi lavoro, cambi mestiere. Ecco, bene, non è così, anzi, a volte il microchink viene considerato proprio di una banalità assoluta. Altre volte, invece, soprattutto nei maschi, viene invece ritenuto opportuno dal foniatra che venga curato. Si può curare o con tecniche logopediche specifiche, oppure si può, tra virgolette, curare, perché ovviamente il maestro di canto non cura, però si può risolvere anche senza nemmeno a volte la necessità di medicalizzare la terapia, ma facendo sì che l'allievo risolva il problema aggiustando alcuni aspetti della tecnica. Quindi io con questo ho parlato della K e ho parlato anche della M. Passo la parola, anzi no, a questo punto, se me lo consenti, maestro Certo, Francesco, io certo, vado alla L, così faccio certo. e poi non parlo più. Certo. La Anche se sento la laringoscopia. P. Benissimo, la laringoscopia, che cos'è? Un'altra di quelle cose che meriterebbe un'ora di discussione. La laringoscopia è l'esame più effettuato in Italia tra gli endoscopici da parte dell'otorino. Dottore, mi può fare una laringoscopia a fibre ottiche? Anche i medici di famiglia, i pediatri di base, prescrivono tantissimo le laringoscopie. Hanno la loro utilità, sono degli esami che ci permettono di vedere le corde vocali anche in appositi computer, televisori, possiamo anche fare spettacolo e fare vedere le immagini grandissime. Perfetto, a noi questo può far piacere, ma non cambia la sostanza del fatto che la laringoscopia è solo una fotografia, tutto sommato in parte anche dinamica, della situazione grossolana della morfologia delle corde vocali, cioè ci dice in altri termini come sono fatte le corde vocali, se si aprono e se si chiudono. Quindi ci dà delle informazioni di base interessanti, ma il vero esame per studiare la voce non è la laringoscopia. Quindi non chiedete ai vostri allievi di fare delle laringoscopie, chiedete di fare una buona visita foniatrica o otorinolaringoiatrica da un medico, ovviamente, che sia specialista in medicina della voce, ma che effettui al vostro allievo una stroboscopia, una laringostroboscopia. Qual è la differenza? La differenza è che mentre la laringoscopia ci dà un'immagine molto grossolana della situazione morfo-funzionale delle corde vocali, la stroboscopia porta in discoteca le corde vocali. Lo vedremo quando parleremo della S. Quindi continuo con la P, anzi inizio la P, e in realtà la prossima terminologia che si utilizza nel campo della didattica è passaggio di registro. Ecco qui ci sarebbe da mettersi comodi e parlare un attimino per 4-5 ore, ma cercherò di fare questa cosa qui in pochi pochissimi secondi. Che cos'è il passaggio di registro? Il passaggio di registro è appunto un cambiamento, è un passaggio da un meccanismo laringeo ad un altro, quindi è un evento che si riferisce
soprattutto per l'appunto, come ho detto prima, ad un fenomeno laringeo e che sarebbe in realtà da distinguersi dal passaggio di consonanza, termine del quale abbiamo parlato prima, petto. Testa. Abbiamo detto che la voce ha questi due meccanismi fondamentali, quindi il registro pieno ed il falsetto. Ora, il passaggio di registro è, in realtà va a denotare questo tipo di cambiamento nella voce. Mentre invece noi nella didattica della voce normalmente tendiamo a parlare di passaggio di registro anche in riferimento al passaggio di consonanza. È il caso, ad esempio, dei cantanti lirici. Che, poniamo ad esempio un tenore che procede dalle note gravi alle note acute, ad un certo punto nella sua estensione troverà l'esigenza di un cambiamento. Questo cambiamento che cos'è? Una modificazione che anche attraverso la gestione del sistema articolatorio, quindi dell'intero vocal tract, andrà praticamente a permettere alla voce e quindi alle corde vocali un ulteriore allungamento, ma senza una importante perdita del tempo di contatto. Ragion per cui avremo come risultato una voce in acuto ma piena. Potremmo dire noi che quella voce sta continuando a cantare con un suono pieno, però in consonanza di testa. Ecco, anche questo tipo di, come dire, di atteggiamento da parte della voce del cantante molto spesso nella didattica vocale viene chiamato passaggio di registro. È in realtà un passaggio di consonanza in questo caso, mentre invece il passaggio di registro vero e proprio sarebbe da intendersi come un passaggio da un meccanismo laringeo ad un altro meccanismo laringeo. Spero di essere stato abbastanza veloce nella descrizione. Velocissimo, e io ti ringrazio perché dovete sapere che ho pregato il maestro Rocco di essere velocissimo perché lo conosco, so quante cose potrebbe e vorrebbe dirci, come del resto anch'io vorrei dirvi tantissime cose, però abbiamo fatto questa scelta anche per motivi di fuso orario, dobbiamo mantenerci entro un'ora e un quarto. Allora, della N di Napoli abbiamo già parlato perché ho parlato dei noduli cordali. Passiamo a questo punto a parlare della O, perché io sono un po' indietro rispetto al maestro. E per la O ho scelto la parola ostio, che è una parola ostica, scusate il gioco di assonanze. L'ostio in realtà che cos'è? È la porta di un apparato. Quindi quando noi diciamo ostioperfido, lo dico perché è stato anche oggetto di simpatiche barzellette con alcuni di voi, di noi. Ecco, l'ostio non è altro che la porta, per esempio, delle tube uditive. Ostio tubarico pervio vuol dire che la porta che collega del tubicino che collega il naso all'orecchio è aperta. Oppure ostio tubarico chiuso vuol dire che la porta del tubo che collega l'orecchio al naso è chiusa, magari perché il vostro allievo ha delle vegetazioni adenoidi abbastanza grosse o in altri casi per gravi patologie. Passiamo alla lettera P, perché io ancora non ho parlato della P. E per la P avevo scelto diverse cose, in realtà perché è una lettera ricca di spunti, ma poi alla fine mi sono concentrato, se lo trovo, su una parola apparentemente banale, ma anch'essa una delle parole più ambigue della terminologia medica, puntiforme. Puntiforme farebbe pensare che ha qualcosa che abbia la forma di un punto, per cui non è così. Ecco invece, puntiforme vuol dire un evento isolato, un evento unico. Quindi noi per esempio potremmo dire all'attore questa tua difficoltà a rinforzare la quarta formante, mi sta venendo questa parola. Ecco, è un evento puntiforme o è un evento continuativo che si ripete più volte? Sembra banale, ma è una delle parole che più crea problemi, perché
paziente si ferma e dice in che senso? Ok, quindi ma niente di quello di cui stiamo parlando è banale, nemmeno puntiforme. Passiamo all'arco di quadro, però non parleremo del quadro, ma parleremo della quarta parete. Un'altra cosa che crea difficoltà a capirci tra noi medici a volte, anche tra otorini e foniatri, foniatri ed otorini, solite diatribe. Ecco, ora, la quarta parete non c'entra nulla con la quarta parte delle corde vocali, anzi, vi dico di più, le corde vocali noi le dividiamo in tre parti, primo medio, secondo medio, terzo medio, ok? Oppure terzo anteriore, terzo medio, terzo posteriore, vedete quanta confusione si può creare se uno utilizza per esempio la dicitura primo medio, secondo medio, terzo medio, perché il terzo medio corrisponde però, come avete visto, anche in un'altra terminologia a quello che è il secondo medio della prima terminologia. Ma non vi voglio confondere, voglio solo dirvi che la quarta parete non c'entra nulla con la quarta parte delle corde vocali, perché non c'è una quarta parte, sono solo in tre i quadranti nei quali vengono divise le corde, ma corrisponde a una parete immaginaria, una parete che non esiste, che spesso l'attore, soprattutto del passato, poi da Pirandello in poi, come sapete, le cose sono anche cambiate nella drammaturgia, però in linea di massima la quarta parete è ed era la parete che l'attore immaginava che ci fosse, che si frapponesse tra lui, tra se stesso e il pubblico, in modo tale da sentirsi più tranquillo, come se lui credesse che nessuno lo osservasse e quindi potesse sentirsi libero di performare, di recitare senza il giudizio del pubblico. Ecco, quella veniva chiamata quarta parete, quindi la parete immaginaria, che gli dava tranquillità e sensazione di non essere osservato. Il maestro è arrivato a quale lettera? Io sono arrivato alla lettera P, ho un bis sulla P, Ecco, poi ad allora R. un secondo, maestro. Allora io dico un'ultima, faccio il bis con la R e dico che cos'è il rubato, bis, e poi do la parola a te se sei d'accordo. Certo. Perché ho scelto rubato? Perché avevamo prima parlato del fiato rubato, avevamo detto attenzione che spesso si fa confusione tra i termini, i maestri di conservatorio intendono una cosa, l'otorino ne intende un'altra, il foniatra ne intende un'altra, non parliamo dei musicisti, abbiamo qui la musicoterapista per eccellenza. Ecco, la confusione è grandissima, dottoressa Kulika. Diciamo, noi abbiamo tanta confusione, rischio di tanta confusione. Il rubato in realtà invece è un effetto che spesso il cantante o il musicista, soprattutto di fiati, vuole mettere in atto per dare una sua particolare tipologia di gradevolezza, per modificare un poco, ecco, quello che Puccini, per esempio, aveva scritto nella partitura, ma deve essere talmente bravo da fare queste modifiche estetiche che lui ritiene di voler fare, che lei ritiene di voler fare, entro le battute, entro il regime melodico che l'autore, in questo caso ho citato per dire Puccini, aveva pensato, cioè io non posso decidere arbitrariamente di fare delle modifiche perché mi piace fare in modo che ritmo e velocità siano modificate, se però poi vado fuori dal tempo e dalla battuta e quindi non rispetto la melodia globale che è prevista o dallo spartito o addirittura, se vogliamo parlare di orchestra, dalla partitura. Ci sarebbe anche da fare la differenza tra spartito e partitura, ma questo è tutto un altro discorso. La parola al maestro Francesco. Io rimango sulla P e descrivo appunto i termini portanza e penetranza. Indicano in realtà rispettivamente la portanza, la corposità della voce, la brunitura del timbro. In ambito didattico spesso e volentieri noi parliamo di scavare maggiormente i suoni. Non a caso si dà l'immagine dello scavare in quanto la portanza, quindi la corposità del suono, ha luogo soprattutto in una fase di abbassamento della nostra laringe e l'aumento quindi di alcuni suoni armonici che
che danno alla voce una maggiore corposità, mentre invece la penetranza è in realtà la brillantezza del suono, ovvero quella caratteristica che permette ad una voce di essere udibile anche in ampi spazi o, ad esempio, nel caso del canto lirico, di poter tagliare, come dire, la barriera orchestrale ed essere udibile fino praticamente all'oggione. Queste due, la portanza e la penetranza, sono dei fenomeni che sono strettamente dipendenti appunto dalla gestione del vocal track. E ne abbiamo parlato in parte nella descrizione dei suoni armonici. Mi avanzo solamente di un'altra terminologia che è il registro, ma in realtà ne abbiamo già parlato, parlando prima di passaggio di registro. Quindi potremmo definire registro cosa? Un insieme di suoni emessi con un medesimo meccanismo e che, come dire, rimangono simili per colore e timbri. Passo la parola al professor Gucciardo. Grazie. Allora, S di Savona, ma non parliamo di Savona, parliamo di sfinteri. Tra l'altro, la cosa ci interessa a tal punto che la prossima volta, l'ha già detto la dottoressa Pulicchia, la prossima volta avremo un altro ospite, sarà diversa la tipologia di lezione della prossima volta, perché sarà più a forma di intervista, ma poi di questo parlerà la dottoressa Pulicchia. Però voglio dire, la prossima volta approfondiremo enormemente questo concetto che sto per spiegare. Che cos'è uno sfintere? Lo sfintere è un muscolo o una zona muscolare, non solo quindi un muscolo, che contraendosi o decontraendosi chiude o apre una struttura, una via di passaggio. Lo sfintere, per esempio, è lo sfintere urinario, lo sfintere è anale, che ci permette o meno di fare le nostre defecazioni, di fare pipì, di fare le feci. Questo è lo sfintere. Perché ne parliamo quando parliamo di medicina della voce? Ne parliamo perché a volte la laringe viene considerata uno sfintere. Io addirittura in un mio libro, ma non sono stato assolutamente il primo, e questo va detto, infatti nel libro lo dico, perché prima di me lo disse uno dei più grandi psicofonetisti che abbiamo avuto in Francia. Ora, lo sfintere laringeo è uno sfintere funzionale, cioè non è un vero sfintere, ma funziona come se fosse uno sfintere. Per cui scopriremo la prossima volta, giorno, poi ce lo dirà la dottoressa, credo 25. il 25, vero 25 dottoressa? gennaio, sì. Perfetto, il 25 gennaio avremo, ma poi lo dirà dopo la dott, avremo la possibilità di approfondire quali sono le correlazioni tra lo sfintere laringeo e gli altri sfinteri. Quindi scopriremo cose che alcuni di noi già sanno, alcuni di voi già sanno, ma che altri probabilmente, sulle quali altri non hanno mai riflettuto. Ecco, questo è importantissimo. Passo velocissimamente, perché così andiamo verso la parte finale, passo alla T, però in realtà ne ho già parlato, quindi vado velocissimo. Che cos'è il terzo medio? È un termine ambiguissimo per definire la parte centrale delle corde vocali, dove in genere si formano più frequentemente le patologie d'attrito, noduli, edemi, polipi, eccetera, eccetera, eccetera. Non sto qui a fare patologia, ma ecco, è la zona centrale delle corde vocali. Però vi ho detto prima, è un termine molto ambiguo, perché se utilizziamo invece un altro modo di dividere le corde vocali, primo terzo, secondo terzo, terzo terzo, eccetera, eccetera, c'è una confusione enorme. La parola al maestro Ruocco. Eccomi qui. Allora, mi collego sempre al registro e velocemente andiamo a distinguere registro di petto e registro di testa. Registro di petto, appunto, è un evento della nostra laringe che descrive rispettivamente la voce piena ed il falsetto. La distinguerei, quando noi diciamo ad esempio io sto cantando con il registro di testa, distinguerei questa terminologia, diciamo questa affermazione per dire io sto cantando con la voce di testa. La voce di petto, la voce di testa, in realtà stanno ad identificare, come dicevo anche prima, un fenomeno di consonanza della voce. Nel dire sto cantando in voce di petto, sto descrivendo un registro pieno
che grazie appunto all'abbassamento della laringe, perché siamo su delle note presumibilmente gravi, coinvolge la gabbia toracica come consuonatore. Mentre invece nel dire sto cantando in voce di testa, sto affermando che sto cantando in una voce piena, ma in consonanza di testa, cioè ovvero la voce rimane piena, ma grazie all'adeguamento appunto del vocal tract che abbiamo in parte descritto prima, adeguamento del vocal tract perché attenzione è da porsi in relazione alle diverse tecniche di emissione della voce, perché diciamo che nel mio campo diventerebbe abbastanza sbagliato parlare di tecnica vocale, ma parliamo di tecniche vocali. Abbiamo cominciato questa simpatica puntata, va, chiamiamola così, nel mio caso parlando di affondo, dopo affondo ho parlato di bel canto, poi ho parlato di belting, eccetera, eccetera, e ho definito ognuna di queste come delle modalità di fonazione. Quindi dicevo che la voce di testa descrive un suono che rimane pieno, grazie appunto, ma con suono appunto, diciamo così, vengono coinvolti da un punto di vista risonanziale i ristretti del cranio, grazie a determinati adeguamenti del vocal tract. Quindi ci deve solamente distinguere, affinché si potesse distinguere, che quando si parla di registro si parla di un evento prettamente che riguarda la nostra laringe. Quando parliamo di voce, parliamo di un evento che è maggiormente legato alla consonanza. Quindi registro di petto, registro di testa, eventi che si legano appunto all'utilizzo della nostra laringe, alias massa spessa, massa sottile delle nostre corde vocali. Voci di petto, voci di testa si riferiscono invece maggiormente ad elementi, appunto ad un tipo di fonazione, che ad un tipo di fenomeno extra laringeo. Vi passo la parola al nostro professore. Grazie. Io per la T ho scelto la parola tiroplastica. È una parola con cui dobbiamo abituarci a convivere, perché la tiroplastica è una delle tecniche chirurgiche oggi più in voga, giustamente, insieme ovviamente ad altre, per quei casi in cui è richiesto o è necessario, quindi o è richiesto dal paziente o è richiesto dalla necessità patologica, un intervento chirurgico per modificare la struttura laringea, cioè in altri termini non rientra nella fonochirurgia classica. Questo lo dico perché anche qui c'è una grandissima confusione anche tra i logopedisti, tra noi medici. La tiroplastica, benché sia stata inserita, infilata in alcuni libri anche tra la fonochirurgia, non rientra nella fonochirurgia perché non è un intervento che interessa le corde vocali, ma interessa la scatola cartilaginea dentro la quale le corde vivono e lavorano. La tiroplastica, sentirete tra qualche lunedì, avremo l'onore e il piacere di avere come ospite un chirurgo italiano che tanto lavora con i transessuali e ci spiegherà che esistono quattro tipi di tiroplastica, alcuni per esempio per allungare le corde vocali e quindi per far diventare la voce della persona più maschile, oppure ci sono altre tecniche di tiroplastica per altre esigenze di altri transessuali che hanno necessità invece di raggiungere una voce da donna, quindi alzare il pitch, alzare la frequenza fondamentale. Quindi la tiroplastica è tra i tanti usi per i quali è nata ed è stata creata. È molto molto utile nella cosiddetta chirurgia dei transessuali sbarra transgender. Di questo parleremo addirittura due volte, una volta con i logopedisti di Torino che ci parleranno della voce del transgender donna e una volta con il dottor Possu, sempre di Torino, medico, che invece ci parlerà della voce dei transgender uomini. Passiamo alla lettera U, tranne che non vado alla U, Francesco.
Io ho ancora solamente risonanza, sostegno, Bene, allora la parola a te. tessitura, quen e vibrato. E ho finito. Vai. No, vibrato lo fai dopo, per favore. Perfetto. Perfetto, grazie. Quindi risonanza. Risonanza la descriviamo come, diciamo pure che il suono prodotto da una fonte, volendo estendere insomma il discorso oltre la voce umana, viene amplificato e rinforzato all'interno di cavità di risonanza che aggiungono appunto al suono fondamentale che nasce appunto dalla fonte dei precisi suoni armonici, conferendo chiaramente unicità al timbro vocale. Vado avanti o mi fermo qui? No, no, vai avanti, maestro. Ok, poi abbiamo il sostegno. Sostegno, insomma, questa parolina spesso viene confusa con appoggio, l'abbiamo descritta all'inizio. Abbiamo detto che l'appoggio è il rallentamento della risalita repentina del diaframma, mentre invece il sostegno è caratterizzato da un'attività di retrazione dei muscoli addominali che in realtà supportano il diaframma durante la fase di risalita. Mi fermo? No, vai avanti, maestro. Ok, perfetto. Tessitura, tessitura. La tessitura descrive un range di suoni molto più ristretto rispetto all'estensione che abbiamo descritto prima, nel quale il cantante invece presenta buoni risultati estetici e funzionali, mentre invece l'estensione è rappresentata da tutta la gamma dei suoni che un cantante riesce a riprodurre al di là del, diciamo, del risultato estetico. Mentre invece il cosiddetto twang non è, si ricollega, in realtà è un termine che si ricollega moltissimo all'elemento della penetranza del suono, ed è dato in realtà da un aumento della formante della brillantezza. Ecco perché ho parlato di penetranza. Questa brillantezza, questo twang, utilizzato moltissimo soprattutto nelle cosiddette tecniche di canto moderno, questo twang conferisce alla voce appunto un maggiore squillo ed è ottenuto da un punto di vista tecnico con un preciso appunto, equilibrio tra lo sfintere ed epiglottico, che sfintere del quale il professor Gucciardo ci ha prima parlato, con lo sfintere ed epiglottico e i risuonatori superiori. Così mi rimane solamente il vibrato. Sì, allora prima di parlare del vibrato io vorrei parlare della U. Parliamo della U utilizzando il termine urlo, il lemma urlo. Perché ho scelto questo lemma? Perché anche qui, cioè, ci sarebbe tanto da dire. Fa male gridare, fa bene gridare e urlare, sono due cose diverse. L'urlo in realtà, se fatto bene, non ha nulla di cui dovremmo preoccuparci. Cioè, in generale, un bravo attore o un bravo cantante che, al quale venga richiesto un urlo in scena, per esempio, anche perfino Verdi prevede, quindi non dovete pensare solo a un certo tipo di canto moderno, anche lo stesso Verdi ha previsto un urlo. Ecco, ok, ma l'urlo, siccome è qualcosa di pensato, di organizzato, di programmato dal nostro corpo, che attraverso una cosa che non abbiamo commentato, perché vi ho detto, se dovessimo commentare tutte le parole, impiegheremmo anni, ma per esempio avremmo dovuto parlare della cosiddetta nota pensata, non lo abbiamo fatto proprio volutamente, però ecco, quando noi dobbiamo emettere un suono, il nostro cervello lo prepara, cioè lo organizza velocissimamente e comunica, comanda al nostro, ai nostri apparati di produrlo. Ora, l'urlo è quindi un suono impulsivo, si dice in fisica acustica, è un suono immediato, violento, impulsivo, però preparato, pensato prima, quindi è raro che porti, se lo si sa fare, a un danno, mentre invece il grido è qualcosa di non preparato, è qualcosa di un uso improprio della voce a frequenze acute, acutissime, senza che ci sia stata una preparazione
del nostro apparato fonatorio in senso lato, inteso, all'emissione del grido stesso. Il grido può uccidere le corde vocali, addirittura esiste una patologia di cui non abbiamo parlato che si chiama cute fuè laringee, cioè colpo di frusta laringea o cute fuè laringee in francese. Bene, ma questo non deriva dall'urlo. Passiamo alla V della vergeture. La vergeture è una malformazione congenita delle corde vocali che non ha niente di preoccupante, si può anche risolvere chirurgicamente con la fonochirurgia questa volta, ma tante volte non è per niente, anzi è qualcosa che rende unica la voce di quella persona, di quel cantante, per cui noi spesso, a differenza dell'otorino tradizionale che dice no, ti devo operare, hai una vergeture, noi diciamo anzi, contento, devi essere contento che hai una vergeture. Certo, se tu sei un cantante lirico e hai una vergeture, qualche problemino potresti anche averlo. Però dico, quindi volta per volta bisogna anche decidere che cosa fare alla luce dell'esigenza del singolo paziente. Prima di lasciare la parola, anzi no, diamo la parola al maestro che ha pure una parola con la V di Verona. Esatto, che è anche l'ultima del Che mio a me ne diciamo. mancano due, dai. Allora, vibrato. Il vibrato che cos'è? Vibrato potremmo descriverlo come delle fluttuazioni nel tempo della frequenza o diciamo dell'intensità. Il vibrato di frequenza diciamo, potremmo dire che varia da, potremmo dire, da 3 alle 10, diciamo, oscillazioni al secondo. Ed è in realtà un fenomeno importantissimo, il vibrato, perché è da impostare secondo lo stile musicale. Ad esempio, un cantante jazz non dovrà avere lo stesso vibrato di un cantante pop piuttosto che un cantante lirico, eccetera, eccetera. Così come, per esempio, il vibrato nella didattica della voce va gestito anche in relazione a quello che è la velocità del brano musicale. Il vibrato deve essere anche eliminato in quei brani che magari non lo richiedono. Immaginiamo ad esempio un brano molto veloce dal repertorio, per esempio rock, con un vibrato operistico. Il brano viene immediatamente snaturato della sua essenza, stilistica. Come dicevo all'inizio, nella descrizione del vibrato, appunto, l'ho descritto come una fluttuazione nel tempo della frequenza e o dell'intensità. Il vibrato di intensità è dato, diciamo, da delle variazioni, periodiche appunto dell'intensità, e in realtà più che vibrato e intensità, normalmente nella didattica della voce è chiamato vibrato di ampiezza. Esistono una serie di metodi, chiamiamoli così, cioè di tecniche che noi insegnanti di canto utilizziamo al fine di appunto impostare, al fine di migliorare la gestione della velocità del vibrato del cantante in relazione poi allo stile musicale che questo per l'appunto emette da un punto di vista artistico. E con questo io ho finito le mie paroline. Io invece ancora no, ti ho battuto, scherzo. Me ne mancano tre, perché ho voluto fare lo snob e ho inserito anche la X, la Y e la Z, così abbiamo proprio mantenuto anche, rispettato anche l'alfabeto dei nostri amici che ci seguono da purtroppo in lingua italiana, da tutto, ma no, non direi purtroppo, che come noi seguiamo loro quando parlano in lingua portoghese, in lingua inglese, loro questa volta ci seguono in lingua italiana. Ecco, io ho scelto per la X il termine xerosi. La X, la xerosi è la secchezza abnorme delle mucose, di una o più mucose. Attenzione perché è una patologia abbastanza frequente, soprattutto purtroppo dopo radioterapia, dopo tutta una serie di trattamenti post-tumorali. Però la xerosi, in modo ovviamente non così eclatante e così grave, può essere presente anche per altri tipi di patologie. La totale secchezza delle mucose, che vanno dalle mucose orali alle mucose delle corde vocali. Bene, quindi ricordiamoci sempre che uno dei segreti per far star bene la voce è quello di tenere sempre umide le mucose. Ci sono miliardi di metodi, alcuni possono
poco, sì, io anche se vanno molto di moda, soprattutto in Italia, io li definisco un po' così, metodi un po' farlocchi, però dico in ogni caso il concetto non è mai sbagliato, quello di umidificare realmente le corde vocali. Con la Y-Pron ho scelto invece ora anaferosi. Torneremo velocissimamente quando parliamo della Z, ci siamo quasi. Con la Y ho scelto il termine yelling, che è un urlo. Prima parlavamo dell'urlo, ecco, esistono dei tipi particolari di urla che sono studiati in alcuni generi di canto estremo moderno che si chiamano yelling. Chiusa la parentesi, passiamo alla Z, alla quale dedicheremo 20 secondi. Lo zolfo ho scelto come parola finale di questo velocissimo excursus di Lemmi, che abbiamo voluto condividere con voi, la parola zolfo perché in Italia abbiamo la fortuna di avere dei centri termali straordinari dove, nei quali a volte è presente l'acqua sulfurea. Noi in Sicilia, io sono siciliano, non so quanti di voi lo sanno, ma dico, noi abbiamo in Sicilia per esempio tantissimi centri termali di acque sulfuree, anche il maestro Ruocco in Campania, tanti centri a Napoli, addirittura c'è proprio un centro meraviglioso, ecco, ma non dobbiamo qua fare pubblicità ai centri, bensì alle acque. Ora, se noi però facciamo l'errore di credere che le acque sulfuree facciano sempre bene alla voce, noi siamo a rischio e mettiamo a rischio i nostri pazienti e i nostri allievi. Mai dobbiamo consigliare, se non siamo medici, vai a fare delle cure termali, perché esistono tanti tipi di cure termali, le cure termali con lo zolfo, ecco di cui stiamo parlando, ma esistono anche le cure termali con le acque salso bromo iodiche, quindi a base di bromo, sale e iodio. Questi tipi di acque sono utili per umidificare queste ultime, le salso bromo iodiche, ma se io ad un paziente che già ha secchezza vado a prescrivere una cura termale di 12 sedute presso un centro termale dove ci sono acque sulfuree meravigliose, per esempio Sciacca, il centro che ha le acque sulfuree più forti d'Italia, più concentrate, dove lo zolfo è più in concentrazione di tutte le acque italiane. Bene, io non faccio altro che aumentare la secchezza delle corde vocali del mio paziente, cioè rischio addirittura di portarlo a una xerosi iatrogena, cioè prodotta, ecco un termine con la J, perché avevamo saltato la J, eccolo qui, iatrogeno. Iatrogeno vuol dire che la causa del problema l'ho provocata io medico, con un errore di prescrizione, iatrogeno, ok? Derivata, genos, derivata dal iatros medico. Quindi in extremis abbiamo recuperato pure la J che c'era sfuggita. Maria Pia, non siamo stati bravi anche a recuperare la J? Bravissimi, incredibile. E fra l'altro siamo puntualissimi, guarda, è una roba incredibile. Finisce oggi questa rubrica dedicata al significato dei nomi della didattica e della medicina della voce e dell'arte. Io direi, leggo, ci sono state in chat po poche, ma Daria Esposito scrive: Bentrovati ai relatori, a tutti. Complimenti per la turnazione medico-didattica, un modo veramente gradevole di divulgare in modo corretto e piacevole. Era quasi un Grazie, Dario. duello. Io ho vissuto Sì. questo duello, ma molto, molto formativo, devo dire, perché avevo anche altre idee su determinate, paroline che avete trattato. Marilicia Piccalunga scrive: Grazie, sempre molto interessante seguire il dottor Gucciardo. Grazie. E Celentano Boccia scrive: Complimenti e grazie al dottor Gucciardo e al maestro Ruocco, tutto molto interessante e piacevole. Grazie a voi, grazie a chi ci ha seguito da casa. Io saluterei il maestro Ruocco Anch'io. ringraziandolo per il suo tempo. A voi. E
Le chiederei di consigliare, solamente consigliare l'ascolto ai nostri amici che hanno seguito da casa, un ascolto, uno dedicato alla voce, visto che lei è uno specialista della voce. Allora, suggerire un unico titolo considerando il mondo della musica, quindi diviso dal pop, il rock, il jazz, il soul, la classica lirica e così via, diventa difficile. Però pensavo ai Carmina Burana, e nella fattispecie Ho Fortuna dei Carmina Burana. Credo che sia un ottimo ascolto, valido sia per, come dire, i rocker che per i jazzisti che per i cantanti lirici. Condivido appieno, maestro Ruocco. Io direi, amici ascoltatori, se proprio dobbiamo sballarci, ascoltiamo la buona, vera musica che è da brivido, solamente da brivido. Maria Negri scrive: complimenti, davvero molto interessante, grazie mille. Dottor professor Gucciardo, possiamo salutare i nostri ospiti con un consiglio prezioso, potrebbe dircene mille consigli, ma un consiglio, come abbiamo chiesto al maestro Ruocco, un brano, un consiglio prezioso sulla voce per lasciare i nostri ospiti. Sì, grazie. Questa domanda mi ha spiazzato, mi fa piacere che tu me l'abbia fatta, dottoressa. Ok, io così, a caldo direi, siccome la voce è parte di noi, la voce ci rappresenta. La voce è il timbro di riconoscimento di ognuno di noi, è come il timbro che mettiamo noi sotto ad ogni ricetta, ogni relazione clinica che facciamo. La voce è un poco lo specchio dell'anima. Può sembrare banale, si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima ed è senz'altro così, ma anche la voce lo è. Allora dobbiamo saperla curare e dobbiamo prendercene cura. Anni fa intitolai un corso Vox sana in corpore sano, voce sana in un corpo sano. Quindi il consiglio che mi sento di darvi è di dare a tutti, ma di darlo anche a me stesso, è studiamola la voce. Cioè, non improvvisiamoci cultori della voce e rischiando poi di fare danno Cantanti. a noi stessi e agli altri. Studiamola, anche perché abbiamo qui la testimonianza, grazie alla dottoressa che impareremo a conoscere in tutti questi lunedì, abbiamo la testimonianza di come addirittura la voce non solo possa far star bene noi, ma la voce può fare star bene anche gli altri. Perché la dottoressa è una musicoterapista, ma avremo modo di conoscerla nel corso di questi lunedì. Quindi la voce ci permette di fare del bene a noi stessi e agli altri, però per far questo dobbiamo conoscerla e quindi non è stato inutile divertirci oggi commentando tutti questi lemmi che potevano sembrare anche un po' commentati in maniera un po' noiosa. No, dobbiamo anzi rimanere incuriositi e dire no, ma sono troppo pochi, dobbiamo conoscerne altri mille e poi non solo conoscerli in teoria, ma anche conoscerli nella pratica. Il maestro parlava di falsetto, parlava di affondo, di sostegno, per cui come scrissi in un mio libro tempo fa, bisognerebbe che tutti facessimo l'esperienza non per diventare cantanti e attori, ma tutti facessimo l'esperienza di un uso, di uno studio della voce che ci possa tornare utile per star bene con noi stessi, soprattutto in un periodo in cui siamo fortemente stressati. Andiamo tutti a studiare canto e recitazione, anche online per ora, ma facciamolo, facciamolo. Non so Come se ho. no, come no, è una bellissima proposta che magari possiamo anche accogliere. Officine Telo e CEIMAS accoglie ed è spunto per una prossima, per un prossimo incontro e magari facciamo anche delle prove. Io avevo totalmente un'altra idea di quello che significa puntiforme e invece non è proprio così in ambito chiaramente medico della voce, come registro di testa, registro di petto e così via con tutte le altre
con tutti gli altri termini che avete utilizzato. Sono contenta di aver partecipato insieme a voi e grazie, professor Gucciardo, che ha sottolineato l'importanza della voce come relazione di aiuto nell'ambito musicoterapeutico. Ne parleremo in una Sì, ne seconda parleremo proprio con te, trasmissione, sì, più in là, più in là. e ci divertiremo. E allora continuo che l'associazione Canto Online scrive molto molto interessante. Tanti saluti dal Messico. Un Rita, saluto, sono riusciti quindi a sono collegarci. riusciti a collegarsi? Sì, ce l'abbiamo fatta a Benissimo, risolvere. diciamo un saluto al Messico, un saluto al Brasile, un saluto alla Russia, un saluto ai colleghi e amici del Libano che interverranno anche come docenti, come interverranno anche i messicani, un saluto alla Turchia, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo praticamente da tutto il mondo, dalla Corea, ci seguiranno domani, lo vedranno in differita perché per loro sono le 3:30 di notte e quindi domani i coreani con un interprete specifico seguiranno e studieranno la lezione di oggi, chiamiamola lezione, a me non piace chiamarla lezione, ma loro la chiamano lezione e quindi avranno l'interprete che tradurrà dalla lingua italiana alla lingua coreana. Quindi un saluto a Un tutti. saluto a tutto il Saluto a mondo. tutti. Rita poi domani scrive grazie per questo interessante incontro di pillole della terminologia della voce. Un abbraccio e alla prossima. E alla prossima e a questo punto io lascio tutti quanti al 25 gennaio 2021, stessa ora 19 e un quarto. Con l'importanza del pavimento pelvico e della sua connessione con la voce e con il movimento del corpo, con l'ostetrica dottoressa Maria Grazia Billone e con il dottor professore Alfonso Gianluca Gucciardo. Grazie, E con la grazie. dottoressa, ecco, Ecco, beh, adesso sono coinvolta e va bene, sono accetto. molto contenta. Mi dispiace per il pubblico, però sono molto contenta per tutti Ah, voi. comunque felice che ci siate anche tu. Grazie, grazie a Gianluca, Grazie a grazie voi, grazie Francesco davvero. e grazie Grazie amici Enzo. ascoltatori, Un alla arrivederci. prossima. Ciao.